Ciao ragazzi e bentornati sul canale. In questo video vi mostrerò delle placche di Planas di terza classe. Queste placche di Planas di terza classe sono dotate, appunto, come potete vedere qui, di un arco di Eschler vestibolare, che è il cosiddetto arco di progenia. In questo modo lo potete anche osservare meglio. In questo caso il paziente mi aveva chiesto il colore blu delle placche, ma inevitabilmente ho dovuto far realizzare al tecnico le piste di colore bianco proprio perché poi le andrò a regolare e a registrare all'interno del cavo orale del paziente. Quindi, essendo bianche, io posso andarle ovviamente a vedere meglio. Ma nel pratico, che cosa dobbiamo controllare che cosa dobbiamo controllare nel momento in cui il tecnico ci consegna le placche di Planas? Ci sono molte cose da dover controllare. Se ti abboni al canale potrai appunto scoprire tutte queste informazioni aggiuntive. Quello che mi preme mostrarvi in questo video è come appunto l'arco di Eschler sia in grado di trasferire la forza di crescita della mandibola a livello del mascellare. Da notare qui sempre la solita presenza delle molle per poter quadrare la mandibola. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al canale e lascia un mi piace. Condividi il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video.